Io sono molto orgoglioso di vedere tante persone qui riunite perché sono qui nella lucida veste di editore del libro ma anche di proprietario della libreria, quindi vedere così tante persone mi riempie di gioia, sia perché una libreria è viva se ci sono persone dentro che animano e sia perché per un libro di poesie è difficile trovare così tante persone. È anche vero che un libro di poesie è un po' particolare, però insomma volevo innanzitutto ringraziarvi. Ora vorrei entrare un po' nel merito del libro che ho avuto il piacere di leggere, diciamo, per primo rispetto a tutti i confronti della redazione. Quello che mi è piaciuto molto è un'operazione che Cristina ha fatto di scendere in basso, come se dalla sua capacità poetica abbia teso la mano verso i bambini e l'abbia cercato di tirarli verso di sé. E questo si nota perché, nonostante le poesie siano molto leggere, le stesse le finisce lunghe, quindi scherzi in latino, hanno una componente stilistica direi perfetta. Cioè c'è un sonetto, molti sonetti catillabi, molto pronominali, quindi vuol dire che lei si è proprio calata negli occhi, nei sentimenti di un bambino per cercare di cogliere il più possibile, di far apprezzare il più possibile tutto quello che lei voleva trasmettere. Hai mangiato qualcosa di forte, che sapeva di peperoncino. Ti è rimasto impresso quel gusto. Certamente sei stata colpita da un sapore così penetrante, quasi fosse un kid appuntito. Se papà ti accarezza il visino, con le mani di un uomo che è adulto, tu gli dici, hai le mani piccanti. Vai Tibi, guai a te. Quando si dice parlare con gli occhi, sei in un negozio che vende balocchi, è carnevale, ti compra la mamma una clava per farti fare bam bam. Si dice sempre, ogni scherzo vale, ma questo non va, proprio non ti piace. Il padrone ti frissa e dichiara, mamma mia, ma che paura, tu puoi farmi tanta bua. Tu non parli, ma capisci, non comprendi, ma intuisci. Il suo è un tono ironico, ti sta prendendo in giro. Lui per te non ha riguardo, lo fulmini con lo sguardo, resta pietrificato e quasi senza fiato. Non osa più parlare, tu l'hai mortificato, così potrai imparare.